Mi è molto dispiaciuto non poterli incontrare di persona e dover affidare a questo video quanto avrei voluto dire loro il 26 febbraio, il giorno fissato per il nostro incontro nella bella sede di via Festa del Perdono. Mi sembra impossibile oggi, qui adesso, nella mia casa di Messina, prendere la parola senza accennare alla distanza infinita che ormai mi separa da quel giorno e da quel luogo. Una distanza non solo geografica, ma che ha a che vedere in maniera inattesa anche con l'argomento di questo ciclo di incontri. Ancora più che una distanza, la pandemia del coronavirus ha colpito così duramente proprio la Lombardia, ha introdotto una cesura, una rottura tra un prima e un poi, della quale non si può evitare di parlare facendo finta di niente, anche perché ha a che fare con quanto allora volevo dire. Se questo è un uomo, era il titolo che avevo scelto per la mia relazione, un titolo che cita un altro titolo, lo straordinario libro di Primo Levi che ci ha donato una delle più sconvolgenti testimonianze della sua esperienza di internato ad Auschwitz. Questo titolo non va letto come un'ipotesi e neppure come una constatazione. È una formula dubitativa che intende avanzare nel buio di una domanda radicale sull'umanità dell'umano, a partire dalla situazione estrema e senza precedenti dei campi di sterminio nazisti, che più di ogni altra ha reso mobile il confine tra umano e non umano, tra destinazione, fini e fine dell'uomo. Se questo è un uomo, se questo è ancora un uomo, merita ancora di essere chiamato tale? È una domanda che da allora non ha mai smesso di interpellarci, di ossessionarci. Oggi non possiamo evitare di ascoltarla a partire dal diffondersi di un'epidemia virale che, propagandosi rapidamente in tutto il mondo, si impone oggi come lo specchio forse più fedele della globalizzazione. E come lo scenario ineludibile in cui collocarci per tentare di rispondere a quella domanda. Una risposta che vorrei anticipare prima di articolarla così come l'avevo inizialmente pensata, per rendere il mio discorso meno astratto, per tentare di corrispondere a questo evento epocale che ha così radicalmente sconvolto le nostre vite. Perché anche alla luce dell'importante dibattito che l'insorgenza del virus ha provocato sul piano filosofico, penso in particolare agli importanti interventi di Agamben, di Esposito, di Di Cesare, di Nancy, mi sembra che questa pandemia abbia confermato in modo straordinariamente eloquente quanto avevo intenzione di sostenere. Se non possiamo disporre di un'essenza dell'uomo, è perché l'uomo non finisce mai di finire. Non ha un fine ultimo, predeterminabile, né definibile una volta per tutte. In quanto apertura al possibile, come Heidegger ci ha insegnato, un'esistenza è finita e perciò mai definita se non come esposizione infinitamente vulnerabile all'evento. A un evento che volta per volta la espropria di quel presunto se stesso entro il quale vorrebbe consistere. Aprirsi al possibile del proprio divenire umano è ogni volta, in ogni istante, per l'uomo, per un esistente, misurarsi con l'impossibile, con il non potersi appropriare di sé altrimenti che come esposizione vulnerabile a quel che oltrepassa la sua presunta padronanza, il suo supposto potere, persino nel dire io posso. Esistenza ed esposizione dicono alla lettera la stessa cosa, dicono come l'umanità dell'umano non sia possibile coglierla se non in un movimento di ex appropriazione di sé, per impiegare un termine decisivo del pensiero di Jacques Derrida. Esposizione senza riparo e vulnerabilità. Ecco la verità dell'umano che l'epidemia di coronavirus ci impone di pensare, nel timore e nel tremore,
di un contagio che ci viene da un'alterità invisibile e inafferrabile come quella di un virus. Un'alterità ignota, come la morte, con la quale ci minaccia. La vulnerabilità nominerebbe dunque l'essenza dell'uomo? No, la vulnerabilità, al contrario, è quel che ne decreta la fine, l'impossibilità di questo sogno metafisico, il suo carattere illusorio e persino fantasmatico. Essere vulnerabili non è un'essenza, ma semplicemente la forma della nostra esistenza. Significa che l'umanità dell'umano non può mai finire nella misura in cui è costante esposizione al suo venir meno, senza che mai questo movimento possa cessare, a meno che non sia la morte a interromperlo una volta per tutte. Solo pensando l'umanità dell'umano come infinitamente vulnerabile ed esposta, possiamo affermare, sì, anche questo è un uomo. Sì, l'umano è il confine mobile dell'impossibile appropriazione di sé. Questo ci impone ancora una volta di pensare l'evento epocale di un virus globale che non solo ha sconvolto le nostre vite e dettato nuove regole di coesistenza, ma che pure ci richiama perentoriamente ad abbandonare ogni illusione di padronanza, ogni fantasma di potere. Di fronte alla strapotenza del virus che ci minaccia di morte, sovrano non è chi decreta lo stato di eccezione, è il virus a portare la corona. Chi decide lo stato di eccezione è a sua volta deciso dal virus. E da quei saperi poteri, in primo luogo la medicina e l'economia, in ultima istanza la tecnica, nella sua accezione più ampia, che tentano di sfidarlo, di contenderne la corona. Come ha scritto di recente Jean-Luc Nancy, cito: la lente di ingrandimento virale accentua i tratti delle nostre contraddizioni e dei nostri limiti. È un principio di realtà che bussa alla porta dei principi di piacere. La morte lo accompagna. La morte che abbiamo esportato con le guerre, le carestie e le devastazioni. La morte che avevamo pensato confinata in qualche altro virus, o al cancro, quest'ultimo in espansione quasi virale, eccola che ci aspetta dietro l'angolo. Guarda un po', siamo umani, bipedi, senza piume, dotati di linguaggio, ma sicuramente né sovrumani né transumani. Troppo umani? O forse occorre comprendere che non si può mai esserlo troppo? E che è proprio questo a superarci infinitamente. Fine della citazione. Costantemente a rischio di inabissarsi nel disumano, oggetto di una decisione politica che stabilisce volta per volta i confini dell'umano e della sua esclusione, l'uomo non consiste, tutt'al più esiste, sul mobile confine della sua indefinibile umanità. Non è altro che questo movimento di resistenza su questa soglia. È accaduto agli ebrei nei campi di sterminio nazisti, affollati anche di zingari e omosessuali. Accade oggi alle vite di scarto dei migranti, inghiottite dalle acque del Mediterraneo. Accade a coloro che non ricevono cure adeguate o che sono lasciati morire perché la loro vita vale meno della nostra, nell'imperversale della pandemia, che ancora una volta stabilisce il confine biopolitico tra vite da proteggere e vite da trascurare, perché non altrettanto degne. Ma proprio perché è quell'indistruttibile che può essere infinitamente distrutto fino all'irreparabile, come ha scritto Blanchot, occorre mettere al riparo l'umano, contrastando in ogni modo, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni circostanza, i molteplici processi di disumanizzazione che lo minacciano. Il XX secolo, inaugurato dall'annuncio nicciano della morte di Dio e dall'avvento del superuomo, ha inferto all'umanità dell'umano ferite senza precedenti, costringendo ad abbandonare una volta per tutte ogni sogno di gloria. È accaduto sui campi di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale, in cui, ridotto a materiale umano al pari di altri materiali bellici, l'uomo
L'uomo è divenuto impiegabile, sostituibile, un pezzo tra gli altri della grande macchina della guerra, del suo micidiale quanto insensato ingranaggio, anonimo persino nella morte. Ma è senza dubbio ad Auschwitz che l'umano ha toccato il suo punto limite, scivolando nel disumano, rivelando come sua estrema, ancora umana, troppo umana, possibilità. Questo secolo ha consumato i suoi massacri materiali e simbolici, non senza paradosso, perseguendo l'utopico sogno ultraumanistico dell'uomo nuovo, trasformatosi rapidamente nell'incubo totalitario nazifascista e comunista. A quello successivo ha consegnato un'ambizione forse ancora più delirante, decretando il tramonto dell'uomo moderno, di quel soggetto incarnato dal borghese, erede della tradizione umanistica ed in essa formatosi ai suoi valori. La postmodernità non solo denuncia la morte dell'uomo, ritenendo impossibile rinnovarlo politicamente, ma imprime una rottura decisiva all'interno della storia della sua evoluzione, recando l'annuncio del post-umano. Non intendo soffermarmi su questa prospettiva, che nella sua versione biotecnologica schiude scenari a dir poco inquietanti sul futuro di una umanità illusoriamente potenziata dall'ibridazione con la tecnica. Vorrei piuttosto soffermarmi sui processi di disumanizzazione relativi al polo opposto, quello della sua animalizzazione, non meno inquietanti, già da sempre all'opera, che oggi ci colpiscono con un'evidenza difficilmente eludibile. Per questo non la finiremo mai di porci la domanda che Primo Levi si pose e ci pone a partire dalla catastrofe di Auschwitz, domanda che non cessa di interrogarci senza aver perso oggi nulla della sua attualità. La sfida all'umano, come ho appena ricordato, oggi si presenta nel duplice volto del postumano. L'uomo cyborg, quale risultato della cancellazione del confine tra organico e inorganico, naturale e artificiale, l'uomo animalizzato, quale cancellazione del confine tra uomo e animale. Tecnicizzazione o animalizzazione dell'uomo sono le due facce di una stessa medaglia, che già Heidegger aveva individuato nella sua decostruzione della definizione dell'uomo come animal razionale. È sulla animalizzazione dell'uomo che vorrei soffermarmi, per mostrare i rischi e le ambiguità della zoopolitica imperante nel nostro tempo, con particolare riferimento ai processi migratori, questione oggi messa in ombra dalla pandemia, ma che è altrettanto urgente e globale. Proprio a partire dal presupposto che l'esistenza umana è vulnerabilità, esposizione senza riparo, vorrei tornare a riflettere sullo statuto dei diritti umani, erroneamente intesi come una forma di spoliticizzazione, dal momento che è solo a partire da essi, almeno così mi sembra di poter affermare, che diventa possibile pensare una protezione senza eccesso immunitario, una immunità senza negativi e distruttivi risvolti autoimmuni, una tutela della vita umana, sempre eccedente la pura e semplice vita biologica, che non si traduca in nuove forme di esclusione, ma che concretamente possa ospitare, difendere ed affermare un'umanità dell'umano che abbia aspirazione all'universale, inteso non astrattamente, come spazio di sempre maggiore inclusione. Da Pico della Mirandola a Heidegger, abbiamo appreso che l'umanità dell'umano non può essere considerata un dato, ma un compito. Occorre dunque sempre tornare a chiedersi chi siamo, che cosa decidiamo di diventare. Si tratta ogni volta di una decisione etica e politica. Non esiste dunque una natura o un'essenza dell'uomo stabilita una volta per tutte, ma in quanto apertura al possibile l'umanità dell'umano e ogni volta un compito e richiede una decisione, una responsabilità che scaturisce dal sapere rispondere al richiamo a divenire se stessi, un se stessi che non essendo prefissato può sempre essere mancato.
La consapevolezza della costitutiva improprietà dell'umano si annunciava già in quella che possiamo considerare, in quello che possiamo considerare il manifesto dell'umanesimo moderno, la celebre Oratio de hominis dignitate del 1486, in cui Pico della Mirandola, rievocando la creazione dell'uomo, scriveva tra l'altro, cito: «Stabilì al fine l'ottimo artefice che a colui al quale non si poteva dare nulla di proprio fosse comune tutto quello che di particolare era stato attribuito alle altre creature. E così accolse l'uomo come opera di natura non definita, lo pose nel cuore dell'universo e così gli parlò. O Adamo, non ti ho dato né una sede determinata, né un aspetto tuo particolare, né alcuna prerogativa a te solo peculiare, perché quella sede, quell'aspetto, quella prerogativa che tu desidererai, tu le conquisterai e le manterrai secondo la tua volontà e il tuo giudizio. La natura degli altri esseri, stabilita una volta per sempre, è costretta entro leggi da me fissate in precedenza. Tu, invece, da nessun angusto limite costretto, determinerai da te la tua natura secondo la tua libera volontà, nel cui potere ti ho posto. Ti ho messo al centro del mondo, perché di lì più agevolmente tu possa vedere, guardandoti intorno, tutto quello che nel mondo esiste. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché tu, come se di te stesso fossi il libero e sovrano creatore, ti plasmi da te secondo la forma che preferisci. Tu potrai degenerare abbassandoti sino agli esseri inferiori che sono i bruti, oppure, seguendo l'impulso del tuo animo, rigenerarti elevandoti agli spiriti maggiori che sono divini. L'atto di nascita dell'uomo moderno riscrive la creazione dell'uomo come un atto di libertà talmente radicale e assoluto da svincolarlo e scioglierlo dal firmamento delle stelle fisse. Opera di natura non definita, l'uomo non ha una natura propria che lo definisca o predetermini, anzi, in un certo senso, la sua natura è di essere contro natura, uno stato di eccezione permanente che ne sospende la legge. Senza fissa dimora, già da sempre delocalizzato e senza radici, mai potrà dirsi autoctono o radicato al suolo. L'erranza e l'errore caratterizzano il suo stare nel mondo. Tutto dovrà conquistare, scegliere, volere, con una decisione di esistenza che affida alla sua responsabilità l'invenzione di forme di vita i cui limiti non sono prefissati da alcuna legge di natura. Pico lo situa al centro del mondo, una posizione che in effetti non tarderà a mostrare la sua arroganza, quando, con la scoperta dell'inconscio, la psicoanalisi opererà quel decentramento del soggetto che decreterà la fine di ogni antropocentrismo e deporrà la pietra tombale su ogni pretesa di padronanza e su ogni ambizione di sovranità assoluta. Risuona ancora nelle parole di Pico il mito moderno del soggetto autonomo e sovrano, capace di dare a se stesso la propria legge, in grado di autodeterminarsi con assoluta libertà. Un miraggio di onnipotenza destinato a scontrarsi con l'orizzonte sempre condizionato del possibile e con la prova di quel limite invalicabile che è la finitezza. Un fantasma che non può evitare di fare i conti con la morte, con l'impossibile, con il non potere dell'evento, del venire di ogni evento, che nella morte ha il suo paradigma. Corda tesa tra la bestia e il superuomo, secondo la celebre formula di Nietzsche, l'uomo di Pico non è altro che una duplice tensione, soggetto assoggettato ad una duplice spinta, quella che lo attrae verso il basso della mera vita animale e quella che lo sospinge verso l'alto, di una più che vita, che aspira a quella del Dio, senza che possa mai del tutto aderire né all'una né all'altra.
Il proprio dell'uomo consisterebbe dunque in una proprietà paradossale, quella di essere improprio, esposto, cioè senza riparo o protezione, riguardo non a questo o a quel pericolo, ma riguardo alla propria stessa umanità. Solo a proposito dell'uomo, infatti, possiamo parlare di disumano o di inumano, con ciò indicando la possibilità esclusivamente umana, e per questo ancora del tutto umana, di non riuscire o di non potere dare testimonianza di sé. Decadere dall'umano, il disumano, è dunque ancora una possibilità dell'umano, la più propria, la più espropriante. Definire l'umano come esposizione senza riparo e vulnerabilità significa allora accettare l'idea che non solo non esiste qualcosa come un'essenza o una natura umana stabilita una volta per tutte, ma che l'umanità dell'umano dobbiamo ogni volta cercarla, conquistarla, persino inventarla. È un compito, un rischio, una lotta, qualcosa che può andare perduta, ma mai cancellata, che ci può essere negata, ma mai sottratta, che ci deve essere riconosciuta e per la quale non dobbiamo mai smettere di combattere. Compito paradossale, quello di dare riparo a quel che per essenza è senza riparo, esposto, vulnerabile, in costante ricerca o perdita di se stesso, una umanità dell'umano che ad ogni passo rischia di scivolare nel disumano. Non si tratta dunque di riparare qualcosa che prima aveva una sua proprietà, che era sana e salva, ma di offrire riparo all'irreparabile, attraverso il quale già da sempre l'uomo si annuncia ed in cui si condensa la sua umanità, il suo carattere più impropriamente proprio. La parabola umanistica così trionfalmente annunciata da Pico della Mirandola era comunque destinata a naufragare. Il Novecento è il secolo in cui l'utopia umanistica, portata fino alle sue estreme conseguenze, cola a picco, il secolo della catastrofe umanitaria. Il più scabro elenco degli eventi che lo hanno punteggiato è di per sé sufficiente e quanto mai eloquente. Due guerre mondiali, la Shoah, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la crescente disuguaglianza sociale, la fragilità della democrazia, la crisi ambientale che sta minando la stessa possibilità di vita sul pianeta, da ultimo questa pandemia che con il distanziamento sociale impone forme di vita particolarmente disumane, rompe lo stesso legame sociale e, oltre al rilevante numero di morti, ha come sua conseguenza una crisi economica che colpisce l'intero pianeta. Tuttavia, mancheremmo di cogliere i tratti più urgenti della sfida epocale all'umanità dell'umano se non rivolgessimo lo sguardo a quella catastrofe umanitaria e immunitaria al tempo stesso che è costituita dai movimenti migratori. Il fatto che essa sia stata in questa fase messa in sordina, soppiantata da problemi legati alla pandemia del coronavirus, non fa che ritardare l'assunzione di responsabilità nei confronti di un problema urgente che non può essere in alcun modo accantonato. In questo caso il nemico che attenta all'integrità fisica del corpo sociale non è un virus, ma l'altro, lo straniero, l'estraneo, che per la sua stessa estraneità attenterebbe all'integrità fisica di una comunità, alla sua stessa sopravvivenza e identità. La crisi della forma Stato, in quanto sovranità territorialmente definita, generata dai processi di globalizzazione, provoca reattivamente, come meccanismo di difesa, il desiderio di chiusure protettive e il rigetto nei confronti di qualsiasi ingerenza che provenga da un fuori, avvertito in quanto tale come minaccioso. Questa risposta, che possiamo definire immunitaria, concerne ogni forma di sovranità nella sua pretesa di essere assoluta e incondizionata, anche quella di una ipseità che
che pensa di potersi costituire a prescindere dalla relazione con l'altro da sé. Intrinsecamente connessa alla rivendicazione di sovranità e anche la pretesa di preservare una identità dai contorni stabilmente definiti. Pura, integra, non contaminata da alcun elemento estraneo, in costante allarme rispetto a tutto ciò che potrebbe minacciarla. Sovranismo e identitarismo si saldano nella comune strategia di difesa immunitaria ad oltranza nei confronti di qualsiasi agente patogeno che dall'esterno vorrebbe introdursi, minacciando l'autarchia di un soggetto che illusoriamente si pensa come sovrano, autonomo, identico a se stesso nel proprio autorispecchiamento. Ecco perché lo straniero, il migrante che vuole forzare le barriere immunitarie della nazione sovrana, attentando alla presunta integrità e omogeneità del suo popolo, è il nemico mortale da rigettare, respingere, espellere, escludere a tutti i costi. Tanto più permeabili risultano le frontiere, tanto più reattivamente, per contenere la minaccia di questa invasione e la paura per questo contagio, si alzano nuovi argini protettivi, si fortificano le zone più esposte, aumenta l'ossessione della sicurezza e scatta la risposta immunitaria che si traduce in xenofobia. La pulsione identitaria che supporta tutti i fantasmi legati alla sovranità diviene tanto più paranoica e persecutoria quanto più un soggetto disconosce e denega in sé l'altro a partire dal quale ogni ipseità si costituisce, mettendo in moto una macchina immunitaria di annientamento di quell'altro da cui si sente messo in pericolo. Occorre perciò decostruire il dispositivo immunitario identitario che è alla base di ogni sovranismo, tanto politico che ipsologico, generando esclusione e rigetto. È necessario cercare di comprenderne il funzionamento e non sottovalutare la paura che lo alimenta. Proprio perché è in gioco l'identità, ossia l'integrità e l'indennità di un soggetto come di una comunità, il suo proprio, il paradigma immunitario è quello che meglio si presta per comprendere come l'annientamento di ogni corpo estraneo sia necessario affinché il proprio corpo resti in salute. Ciò che va pensato, tuttavia, è l'intreccio che si viene a stabilire tra immunità e autoimmunità. Poiché quest'ultima non è da intendersi come il semplice rovescio o l'opposto della prima, ma come la sua stessa radicalizzazione, il suo eccesso. Per questo Derrida ha parlato di una, cito, terrificante ma fatale logica dell'autoimmunità dell'indenne e della comunità come autocoimmunità in quanto comune autoimmunità. Non c'è comunità che non conservi la propria autoimmunità, un principio di autodistruzione sacrificale che danneggia il principio di protezione di sé, del mantenimento dell'integrità intatta di sé. Questa attestazione autocontestatrice mantiene in vita la comunità autoimmune, la mantiene cioè aperta a qualcosa d'altro e in più di se stessa. Fine della citazione. Ogni identità comunitaria, come ogni identità soggettiva nella sua costituzione come nella sua conservazione, è dunque attraversata da un processo che al tempo stesso la protegge e la minaccia, la costruisce e la decostruisce, provvedendo ad annientare i nemici esterni che attentano al suo sé, ma potendo anche giungere, portando all'estremo il suo intento difensivo, a non riconoscerli come interni a sé, come parte di sé. Così essa si autodistrugge nello stesso momento in cui crede di salvarsi, e al tempo stesso però può salvarsi solo nel momento in cui sembra sul punto di autodistruggersi. Come Derrida suggerisce, infatti, proprio quando per eccesso di chiusura l'aggressione immunitaria rivolta all'esterno si capovolge all'interno in aggressione autoimmune,
attaccando lo stesso sistema difensivo di protezione, proprio questa caduta delle barriere immunitarie, invece di distruggere la comunità o l'ipseità, è la sola condizione che può consentire all'una e all'altra una sopravvivenza, lasciando entrare dentro di sé e ospitando l'altro da sé, senza più annientarlo, sospendendo al tempo stesso anche la propria autodistruzione. Questa è la logica etero-autosacrificale che è sia alla base di ogni ipseità che al fondo di ogni desiderio di identità, sovranità e di autoappropriazione di sé. Per questo ogni pulsione identitaria, quanto più è assoluta, iperbolica, tanto più rivela il suo carattere etero e autodistruttivo, tanto più si protegge annientando l'altro fuori di sé, tanto più nuoce a se stessa. Solo allentando le difese immunitarie e lasciando passare l'estraneo al proprio interno, riconoscendolo come parte di sé, si può sfuggire all'autodistruzione di sé. L'identico è in se stesso differente. Per questo l'autoimmunità non è soltanto qualcosa di minaccioso e di negativo. Scrive ancora Derrida, l'autoimmunità non è un male assoluto. Essa permette l'esposizione all'altro, a ciò che viene e a chi viene, e deve dunque restare incalcolabile. Senza autoimmunità, con l'immunità assoluta, più nulla capiterebbe. Fine della citazione. Immunità e autoimmunità dunque vanno pensate insieme. Nel loro indissolubile rapporto entrambe sono al tempo stesso minaccia e promessa. Se l'immunità assoluta comporta l'annientamento dell'altro e l'autoimmunità assoluta l'autodistruzione di sé, abbassare le difese immunitarie è l'unica possibilità, certo non priva di rischi, per interrompere questo dispositivo di etero-autoannientamento. L'ipseità, si tratti dell'io o di una comunità, è costitutivamente esposta all'altro fuori di sé perché già da sempre lo ospita dentro di sé. Questa ospitalità nomina più in generale l'apertura all'evento dell'altro, in quanto in essa è scritta la possibilità stessa che si dia davvero avvenire. Ma il confine non è solo la trincea lungo la quale le politiche identitarie e immunitarie dei nuovi sovranismi si scontrano con tutto ciò che vorrebbe trasgredirli. Circoscrivendo territorialmente lo spazio politico della sovranità, il confine finisce con il definire anche i limiti della cittadinanza. Malgrado il fatto che a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, essa dovrebbe essere riconosciuta come un diritto fondamentale che riguarda tutti gli uomini, anche al di fuori dell'appartenenza ad una comunità politica. Che il diritto di cittadinanza si determini attraverso lo ius sanguinis o lo ius soli, si tratta comunque di misure che si rivolgono a coloro che intendono risiedere in un determinato territorio. Questo diritto, insieme a tutti quelli ad esso collegati, ha validità e coincide con i suoi confini, così come finisce al di là di essi. Malgrado la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, promulgata dall'ONU, una sede extraterritoriale e sovranazionale, sancisca il diritto di ciascun individuo alla cittadinanza, nell'articolo 5, tuttavia la perdurante mancanza non del riconoscimento giuridico di una cittadinanza extraterritoriale e sovranazionale, essa è promulgata infatti nella dichiarazione alla quale va conferito il valore di un documento giuridico, non solo morale, ma della garanzia del suo reale rispetto, assegna di fatto esclusivamente allo Stato il potere di attribuire, ma anche di negare, come pure di limitare, questo diritto. I rischi legati al violento arbitrio di questo potere politico non erano sfuggiti ad Hannah Arendt.
Nel suo nuovo assetto europeo, susseguito alla fine del primo conflitto mondiale a causa della perdita della originaria cittadinanza, ingenti masse di profughi si ritrovarono nella condizione di apolidi, privi di qualsiasi diritto. Come scrive Hannah Arendt in un celebre capitolo delle origini del totalitarismo che ha per titolo Il tramonto dello Stato nazionale e la fine dei diritti umani. Occorre dunque spezzare il legame tra cittadinanza, Stato e territorio che consente politiche immunitarie di respingimento e di esclusione, dando maggiore forza e potere alle istituzioni sovranazionali ed extraterritoriali, ivi comprese le organizzazioni non governative. In questa fase della globalizzazione, in cui si assiste allo scontro tra le spinte all'unificazione economico-finanziaria senza regole, dettate dal neoliberalismo imperante, e le spinte regressive a cercare rifugio e protezione in sovranismi xenofobi che invocano la blindatura delle frontiere e rivendicano l'incondizionata sovranità dei propri territori, lo scontro decisivo non è più, come un tempo, quello di classe tra operai e capitale, ma ancor prima e più radicalmente tra residenti e migranti, tra cittadini e clandestini, tra chi si sente padrone a casa propria e unico titolare di diritti e coloro che, non potendo usufruire neppure dello status di rifugiati, si trovano di fatto privati di ogni diritto, respinti nell'illegalità, presi fuori dalla legge che li considera fuori legge, espulsi dalla stessa umanità. Lo scontro epocale che provoca un'insanabile contraddizione, dunque, tra la mobilitazione globale dei flussi di denaro, merci, informazioni e la pretesa di immobilizzazione totale dei flussi migratori. Solo i cittadini sono autorizzati a muoversi liberamente su tutto il pianeta, non tanto in virtù di un passaporto quanto piuttosto di una carta di credito. Coloro che ne sono privi e intendono trasgredire l'implicito divieto di mobilità, coloro che soprattutto pretendono non solo di emigrare, ma anche di immigrare, in un luogo diverso dal quale sono andati via, devono sapere che, salvo nei rari casi in cui si troverà applicazione del diritto di asilo, concesso in modo sempre più restrittivo, la sete, la fame, l'indigenza più assoluta che mette ogni giorno a repentaglio la loro stessa sopravvivenza, non saranno considerati motivi sufficienti neppure per acquisire lo status di rifugiato. L'unica condizione che la zoopolitica globale ha previsto per questi profughi è quella del clandestino, di colui che non è neppure più considerato un uomo, ma solo invisibile nuda vita, esposta alla violenza di chi la sfrutta come manodopera a basso costo, di chi la utilizza per traffici illeciti. E su questo confine tra cittadino e clandestino che oggi avviene la guerra civile mondiale, tra chi è dentro e chi deve restare fuori, tra chi ha un futuro e chi se lo vede negato, tra chi ha diritto di vivere e chi può essere lasciato morire, tra chi è titolare di diritti e chi non ne ha nessuno, tra chi fa parte dell'umanità e chi ne è escluso, tra l'uomo e il non uomo. Nel drammatico momento storico che stiamo attraversando, in cui non solo viene negato il diritto di cittadinanza e diventano sempre più restrittive le condizioni per fruire del diritto d'asilo, ma viene perfino di fatto criminalizzato e negato anche il diritto all'emigrazione, alla mobilità delle persone, il riferimento ai diritti umani può costituire il solo, l'unico appiglio per scongiurare ogni forma di disumanizzazione che colpisce vittime inermi, vite precarie, come le ha definite Judith Butler, o vite di scarto, come le ha chiamate Zygmunt Bauman, che non sempre sono in grado di poter lottare in prima persona per rivendicarli. I diritti universali dell'uomo non sono diritti che attengono alla natura, come
umana. Dunque prepolitici o addirittura antipolitici o spoliticizzanti. Essi costituiscono un contropotere rispetto alla zoopolitica di uno Stato sovrano che intenda fare un uso discriminatorio e in ultima analisi razzista della cittadinanza nazionale e territoriale, pervertendo quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di inclusione in un arrogante diritto di esclusione nei confronti di altri uomini, sigillando i confini e trasformando artificiosamente, cioè giuridicamente, chi resta preso fuori in non uomo. Lungi da rappresentare un'istanza di depoliticizzazione, essi affermano il carattere costitutivamente politico della vita umana e impongono di pensare altrimenti il politico e il giuridico, a partire dal fondamentale diritto di avere diritti. Criticando al riguardo la posizione di Arendt, cui si deve questa celebre espressione, Butler ha giustamente osservato, cito: "Il diritto di avere diritti è un diritto la cui legittimazione non deriva da nessuna particolare organizzazione politica esistente. Come lo spazio dell'apparizione, il diritto di avere diritti anticipa e precede ogni istituzione politica che potrebbe codificarlo o cercare di garantirlo. Allo stesso tempo, tale diritto non deriva da nessuna legge naturale." Fine della citazione. Prendere sul serio i diritti proclamati nella dichiarazione del 1948 comporta, come ha osservato di recente Luigi Ferrajoli, avere oggi il coraggio di disancorarli dalla cittadinanza in quanto appartenenza ad una determinata comunità statale e quindi dalla statualità. Riconoscere il carattere sovrastatale e quindi tutelarli non solo dentro, ma anche fuori e contro lo Stato. Se la figura dello straniero residente testimonia di un diverso modo di coabitare finalmente libero dalla pretesa di possesso esclusivo della terra, nella figura del migrante è custodita la possibilità di pensare a un'umanità futura per la quale la cittadinanza non dovrà più conoscere limiti o confini, vincoli o condizioni, corrispondendo all'essere tutti coabitanti della medesima terra che ci ospita. Ma la privazione di diritti fondamentali può colpire non solo gli estranei che vengono da fuori. Il confine tra umano e non umano passa anche dentro una medesima comunità, rispetto a coloro che a causa della loro differenza vengono ugualmente percepiti come estranei e rappresentano allo stesso modo degli stranieri, una pericolosa minaccia di contagio per l'integrità del corpo sociale. Anche su di loro incombe il rischio che si ponga un confine e che vengano respinti nel non umano. Può accadere allora, come la storia ci insegna, che la cittadinanza possa essere persino revocata o impiegata per distinguere differenti gradi di cittadini e dunque di umanità, fino ad escludere dalla cittadinanza e dunque a respingere fuori dalla stessa umanità quelli di volta in volta più sgraditi. La macchina antropologica di cui ha parlato Giorgio Agamben, quella che ogni volta separa nell'uomo stesso la parte più propriamente umana da quella animale, attraverso il meccanismo escludente che condanna all'espulsione l'altro dopo averlo ridotto alla nuda vita zoologica, non la si interrompe dal lato di una desoggettivizzazione così radicale da far coincidere l'umano con l'animale, come se nello stordimento animale bisognasse riconoscere il proprio dell'uomo, una vita perfettamente riconciliata con la sua forma, così come prospetta Agamben. Il dispositivo della macchina antropologica può interrompere i suoi effetti discriminatori ed escludenti solo quando siamo capaci di accedere ad un concetto davvero universale di umano, tale da includere tutti, anche coloro che di volta in volta non sono considerati tali e si vedono pertanto privati di diritti fondamentali. Questo universale, tutt'altro che astratto,
che tenta di lasciare aperto quel possibile che l'uomo è, dovendolo diventare, non è mai dato, perché ogni epoca storica ha il compito di allargarne i confini attraverso un cammino laborioso di lotte per il riconoscimento di sempre nuovi diritti. Non è possibile stabilire in anticipo il perimetro di questa umanità che perviene a se stessa solo strada facendo. Unica bussola a guidarla dovrebbe essere la voce spesso silenziosa degli esclusi, di coloro che ancora sono fuori dall'umanità solo perché altri uomini li hanno posti fuori legge. Che questo non sia un cammino facile, né tantomeno lineare e progressivo, sta a dimostrarlo il nostro tempo, che se da un lato ha abbattuto confini e frontiere, dall'altro ha prodotto nuovi confini tra umano e non umano, abbandonando alla nuda vita animale un numero crescente di indigenti, di nuovi schiavi, di emarginati, di esclusi. Nella figura di questi esclusi occorre riconoscere la richiesta di quanti, considerati non uomini, hanno invece diritto a un'esistenza umana. Mancando a se stessa e non essendo mai data o assicurata una volta per tutte, non costituendo un'essenza, l'umanità dell'umano si rivela piuttosto come un compito la cui valenza universale deve potersi incarnare in ogni singolarità che è chiamata a svolgerlo secondo il proprio talento e la propria vocazione, secondo la sua irrinunciabile differenza. Questa umanità universale, singolare, plurale, in se stessa infinitamente differente, non è un dato naturale, la natura dell'uomo, come vorrebbe lasciare intendere il processo di naturalizzazione discriminante. Essa è stata conquistata lentamente, attraverso lotte e conflitti, lungo l'intero arco del divenire umano dell'uomo, che conosce solo tappe e stazioni e non un sicuro prefissato progresso, come in modo rassicurante pensava ancora Kant. Proprio perché l'uomo è un animale non stabilmente fissato, secondo la celebre formula di Nietzsche, è imprevedibile, privo di un sicuro istinto, persino di quello di autoconservazione, difficile dire quale sarà l'esito del suo cammino evolutivo, ed ogni ingenuo ottimismo è certamente mal riposto. Quello che per adesso possiamo, certo un po' sconfortati, limitarci a constatare è che, per quanto sorprendente e sconcertante ciò possa sembrarci, al processo di ominizzazione è stato necessario arrivare fino ai giorni nostri, per giungere almeno una volta nella storia dell'umanità a proclamare questa lampante verità che ci ostiniamo, nonostante tutto, a non voler riconoscere, che spetta a tutti gli uomini il diritto di appartenere all'umanità, che tutti gli uomini sono ugualmente umani. Che questa evidente verità, quasi tautologica, la si sia dovuta codificare in una serie di diritti inalienabili, è la prova tangibile dell'immane resistenza che essa incontra e continua a incontrare nel corso delle vicende umane, chiamata ad opporsi e a scontrarsi con la pulsione identitaria in nome della quale, per appropriarsi di sé, occorre escludere l'altro da sé, fino a espellerlo nell'inumano. Occorre piuttosto allargare i confini dell'umano e riconoscere a ogni differente umano, a ogni altrimenti umano, il diritto di non essere escluso dall'umanità e discriminato, in quanto non corrispondente al processo di normalizzazione imposto dalle norme vigenti, quel codice non scritto che detta le regole di comportamenti e condotte appropriate e conformi. Occorre dunque ripensare la categoria di umano a partire dalla sua vulnerabilità e dalla storia delle sue esclusioni. Dobbiamo allora chiederci, volta per volta, quali siano i confini dell'umano che le nostre norme prescrivono, e tentare in ogni modo di allargarne lo spazio di inclusione.
Le norme possono essere trasformate, riarticolate, scardinate se occorre. Il solo modo per pensare l'universale concreto dell'umano a partire dalla sua improprietà non è quello di fissarlo ad una natura o ad una essenza immutabili, ma è quello di attingerlo, muovendo dalla ineluttabile esposizione alla violenza, come ha sostenuto Butler, nella, sono parole sue, nella vulnerabilità a cui non si può sfuggire senza cessare di essere umani. Una vulnerabilità comune a tutti, cui si associa il desiderio di riconoscimento, l'essere umano vivendo sempre in relazione con gli altri, aspirando ad essere intellegibile per sé e per gli altri. Solo dalla possibilità di comprendersi e di essere compresa come umana dipende la vivibilità di un'esistenza. È dunque necessario, sono ancora parole di Butler, cito, mantenere aperta la nozione dell'umano, fine della citazione, attraverso una costante ridefinizione delle norme affinché non sia mai preclusa la possibilità di sempre ulteriori inclusioni, nella prospettiva che nessuno sia escluso. L'universale dell'umano, sembra suggerire Butler, non può mai dirsi veramente compiuto e prende forma volta per volta a partire da coloro che ne vengono esclusi. Sono ancora parole sue. Si tratta di immaginare l'umano al di là dei suoi confini convenzionali. Ciò significa provocare ed esigere una radicale riarticolazione dell'universalità stessa. Affermare che l'universale non è stato ancora articolato significa sostenere che il non ancora appartiene alla comprensione dell'universale stesso. Ciò che rimane irrealizzato dell'universale è ciò che lo costituisce essenzialmente. L'universale inizia ad articolarsi proprio attraverso la sfida alla sua formulazione esistente, una sfida che proviene da coloro che esclude, che non hanno alcun diritto di occupare la posizione del chi, i quali esigono tuttavia che l'universale in quanto tale li includa. In tal senso ciò che viene escluso costituisce il limite contingente dell'universalizzazione. Sembra quasi che l'umano debba diventare estraneo a se stesso, persino mostruoso, per riacquistare umanità ad un altro livello. Grazie.